When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. Bentrovati a Spazio Social. L'approfondimento sui protagonisti, le opere e le curiosità del Social World Film Festival, il festival internazionale del cinema sociale. Attraverso questo spazio televisivo settimanale vogliamo trasportarvi in quella che è la magica atmosfera che viene ricreata ogni anno a Vico Equense, meravigliosa cittadina che apre alla costiera sorrentina. La settimana scorsa abbiamo visto le immagini della prima giornata del terzo capitolo del Social World Film Festival, con grandi ospiti come Maurizio Mattioli ed Edoardo Leo. Iniziamo subito questa nuova puntata con il reportage video di domenica 2 giugno e martedì 4 giugno. Buona visione! To begins a new beginning that never finds a finish.
bombe. Abbiamo visto le immagini dell'inaugurazione della mostra Social Art, concorso dedicato a giovani artisti italiani, e le immagini di Cinema in Musica, concerto del maestro Adriano Aponte, sulle note delle migliori colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema, accompagnato dagli sketch degli attori di Imprenditori di Sogni. Continuiamo adesso con le emozioni della terza edizione del festival e vediamo insieme il video reportage dell'arrivo delle giurie e dei workshop a Vico Equense, l'inizio delle proiezioni e l'evento speciale serale, con grandi ospiti, tra cui il presidente della giuria di qualità, Ugo Gregoretti. Il cinema ci regala una grande libertà, cioè riuscire a poter raccontare una serie di storie molto diverse l'una dall'altra, pur essendo sempre noi, sempre con la nostra personalità. Io parlo di noi, parlo di un gruppo di lavoro col quale, diciamo, ormai da anni collaboro e mi supporta, e col quale stiamo facendo un percorso per arrivare nel minor tempo possibile al grande schermo, quindi al primo lungometraggio. Io sono molto contenta e sono fiera di essere qui anche questa volta con Mozzarella Stories. Vabbè, la mia è stata una piccolissima partecipazione, però sono stata molto felice di aver partecipato, di aver preso parte, ed essere ritornata qui da protagonista, si può dire, sono veramente contenta. Anche vedersi in un film dall'altro paese è una forma di vedere che la realtà è molto più differenziata che gli stereotipi ti dicono. You
Abbiamo viaggiato nel tempo vedendo le immagini dei più bei momenti della terza edizione del Social World Film Festival. Ospite di questa puntata è Vincenzo De Maria, presidente dell'associazione Partenope Onlus, partner del Festival Internazionale del Cinema Sociale. Ciao Vincenzo. Salve. Benvenuto a Spazio Social. Nel terzo capitolo del festival, la tua associazione ha collaborato con la Kermesse portando a Vico Equense un gruppo numeroso di anziani indigenti. E ci vuoi spiegare com'è nata l'idea di garantire un intrattenimento sano a queste persone che diversamente non avrebbero potuto godere di uno spettacolo come il Social World Film Festival? In effetti la nostra associazione si occupa prevalentemente di un'attività sociale e culturale e la vetrina di Vico Equense, organizzata dal Social World Film Festival, offre una forma artistica, quella del cinema, che dà la possibilità a chiunque di avere la possibilità di un'integrazione sociale e culturale. Quindi per noi è stata, diciamo, un'occasione veramente ghiotta per dare veramente a queste persone la possibilità di stare insieme a altre persone, di socializzare e attraverso, diciamo, come ho già detto prima, la forma artistica del Social World e quindi del cinema, di avere anche un riscontro culturale con i film in proiezione da parte del Social World Film Festival. E per questa quarta edizione invece so che la collaborazione sarà ancora più intensa, ci vuoi dare un'anteprima? In effetti è più intensa perché oltre a portare, diciamo, un gruppo di anziani che saranno, diciamo, minimo il doppio di quelli dell'anno scorso, abbiamo creato un protocollo d'intesa con alcune case e strutture di accoglienza residenziale per i minori, sia minori italiani che stranieri e anche persone attenzionate con, diciamo, attenzionate da procedimenti penali. Abbiamo creato un protocollo d'intesa con la cooperativa Cassandra e tra l'altro voglio citare giusto il presidente che è la dottoressa Rosa Coppola e anche la direttrice che è la dottoressa Raffaella Migliaccio, che ci hanno dato la possibilità di creare un protocollo d'intesa. Noi abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la Cassandra per portare i bambini, ma oltre al nostro protocollo d'intesa abbiamo fatto un ponte con la Social World Film Festival per dare la possibilità a questi bambini di vedere una realtà diversa dalla loro realtà quotidiana. Che bello, complimenti. E quindi quali sono le attività annuali, ecco, dell'associazione, i suoi obiettivi? L'associazione è giovanissima, nasce a marzo 2013 e come infatti già a maggio dell'anno scorso ha partecipato all'evento del Social World Film Festival. Noi stiamo puntando tantissimo sulla istruzione per dare a questi bambini e quindi sull'istruzione dei minori. In effetti da quest'anno, inteso anno, diciamo, solare 2013, abbiamo fatto un'intesa con la De Agostini, abbiamo regalato dei dizionari ai bambini delle terze elementari per investire sull'istruzione, mandando attraverso questo messaggio. Abbiamo voluto fare leva sull'istruzione, ma abbiamo voluto fare anche altro, nel senso che abbiamo voluto mandare un messaggio che l'istruzione è libertà, la libertà di poter agire è attraverso la cultura e la libertà di sapere, il sapere per il bambino che gli dà un'alternativa a una realtà, a un mondo diverso. Solo se sai, sei libero. Certo, sapere che è libertà. Vincenzo, io ti ringrazio per questo tuo intervento e ti faccio veramente tanti in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Voglio ringraziare tutto lo staff della Social World Film Festival e in particolar modo il direttore Giuseppe Alessio Nuzio, che oltre ad avere un rapporto personale di affetto e di stima è veramente una persona speciale. Grazie a voi. Grazie. Prima di lasciarvi per pochi minuti di pubblicità, io vi ricordo che questa e le altre puntate di Spazio Social sono disponibili sul sito del Social World Film Festival www.socialfestival.com, sulla pagina Facebook o tramite le applicazioni per iPhone e Android disponibili sui relativi store. Ci vediamo tra poco. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold.
MSC Crociere crediamo che la vita andrebbe misurata in momenti, non in minuti. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. Bentornati a Spazio Social, l'approfondimento sui protagonisti, le opere e le curiosità del Social World Film Festival, il festival internazionale del cinema sociale. È ora il momento di guardare uno dei più commoventi cortometraggi della terza edizione, Su a me, del giovane statunitense Andy DeJohn. Nella campagna vietnamita, una giovane ragazza deve imparare a prendersi cura della sua famiglia in difficoltà. Su a me. Cho em đi con. Mẹ, cũng ăn với sữa. Tụi con nhìn mẹ làm nha. Mình phải bóp cho vú sữa nè, cho nó mềm, giống như mẹ làm nè. Để sữa nó ra cho nó ngọt, chứ nếu không là nó đắng lắm. Đây cái cuốn ra. Thank you.
sao mẹ? Anh nè, mẹ hơi mệt. Mẹ muốn con dắt em ra rễ bắp. Đi với con đi mẹ. Quy nè, con lớn rồi đúng không? Dạ. Ừ. Vậy thì á, mẹ giao chị Anh cho Quy. Quy đi theo, Quy chăm sóc chị Anh cho mẹ nha. Dạ. Chị cõng em đi. Không. Cõng em đi chị. Em không thấy chị đang đeo gùi hả? Quy ơi! Quy ơi! Đừng có quậy nữa mà. Phụ chị nhanh lên. Bẻ sao chị? Bây giờ em cầm trái bách, em bẻ mạnh xuống. Bẻ được chưa? Nghe được rồi. Em giỏi quá ta. Ủa, con gấu của em đâu rồi? Sao em đã quên ngoài rẫy bắp rồi đó? Thôi, để mai chị lấy cho em nha. Không, em muốn mẹ lấy cho em à. Chị làm dở quá. Quy! Quy ơi! Quy ơi Quy! Mẹ ơi mẹ! Mẹ!
mua đã mất tiêu rồi mẹ. Thank you.
với đây nè. Proseguiamo ora con le più belle immagini della terza edizione del Social World Film Festival e scopriamo insieme il protagonista di giovedì 6 giugno a Vico Equense attraverso il tributo che abbiamo dedicato alla sua carriera. Vediamo chi è. Io sono così. Sono quello a cui chiedereste di guardarvi la valigia in aeroporto. Quello a cui mettereste in braccio il figlio in modo da avere le mani libere per aprire la macchina. Sono rassicurante. Piacevole, affidabile, del tutto innocuo. Aprite! A merda! Dovete venire a casa mia! Uscite da qua fuori, avete fatto! Fatele vedere! Sono Agostino e state dentro casa mia! Seu lado meu.
Dal principio non ci faccio caso. Poi il rumore diventa un mormorio. E il mormorio è una conversazione a bassa voce. Tra voci sorde. Allora mi metto ad ascoltare con attenzione. Non c'è dubbio. Le voci vengono dalle tombe. In parte mi consolano. Se non c'è amicizia in quel lugubre sotterraneo, che cosa mai si può chiedere al piano di sopra? Naturalmente era l'attore Rolando Ravello al Social World Film Festival per presentare il suo primo lungometraggio da regista, dal titolo Tutti contro tutti. Vediamo il reportage. Moltissimo lo spessore degli altri film selezionati per il concorso e quindi questo mi ha piacevolmente colpito. Come si dovrebbe collaborare tra un paese così diverso come la Cina e l'Occidente? Il tema principale è la situazione di gay e lesbiche nel mondo, perché appunto è una questione che riguarda tutto il mondo. Raccontare questo è una sfida, anche perché è la stessa società giapponese, in pieno cambiamento, a porre molte sfide agli omosessuali. Viene da un'esigenza nostra di raccontare temi sociali, perché appunto il cortometraggio ti permette di trattare dei temi molto delicati. Bisogno di essere alleggerito nella tematica, perché purtroppo è una tematica molto forte e attualissima. Il film nasce dalla storia vera di una mia amica che appunto è cresciuta in Vietnam e ha dovuto fin da piccola prendersi cura della sorellina più piccola, una sorellina minore, e questo è stato girato in Vietnam, interamente in Vietnam, perché così per rendere la storia più autentica. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living. Devo dire da questa cosa, però invece fin dal primo giorno sul set è stato tutto facile.
tra l'altro mi ero circondato, la Fandango mi aveva permesso di circondarmi di persone belle a cui tengo anche nella vita, e quindi è stato tutto facile, tutto di pancia, è una bellissima esperienza. Prima di lasciarvi al promo della quarta edizione del Social World Film Festival, che si terrà dal 1 al 9 giugno del 2014, sempre a Vico Equense, io vi ricordo che questa e le altre puntate di Spazio Social sono disponibili sul sito del Social World Film Festival www.socialfestival.com o ancora sulla nostra pagina Facebook o tramite le applicazioni per iPhone e Android disponibili gratuitamente sui relativi store. Non mi resta quindi che ringraziarvi e darvi appuntamento sempre qui a Spazio Social alla settimana prossima.